Ciao e buon San Valentino! Approfitto di questa occasione, lo so in questa postazione, ma lo sapete, resteremo qui più o meno per tutto l'inverno se continua in questo modo. Ma oggi apriamo insieme perché mi è arrivata adesso è mezz'ora fa, ma fa lo stesso, la box in edizione limitata di San Valentino di Look Fantastic. E allora ho detto apriamola insieme per vedere cosa contiene quest'idea di San Valentino. Allora, intanto ve la devo mostrare, è in edizione 2024, ok, ma la cosa bella è che è fatta a busta. Guardate, c'è proprio fatta a busta, quindi si apre come una busta. Poi è una novità anche per me, ho solo tolto la scatola, eh. Si estrae e c'è la box. Oddio, c'è tutto. Ok, allora la chiudiamo un secondino perché vi devo dire alcune cose. Ad esempio, il prezzo viene 65 euro, però è un prezzo scontabile. Ogni tanto va in promozione, ogni tanto visto che è andata sold out perché ne sentivo parlare, però dopo è tornata, quindi girerà. E verso gennaio vedevo che c'era quella dell'anno scorso, quindi se vi piace l'idea, scontabile c'è. Se no, c'è sempre il mio codice sconto per 10 euro di sconto sul primo acquisto. Fate un nuovo account se ce l'avete già, perché no? Allora, intanto andiamo a vedere. Dice Valentine's Day Edit 2024. Scopri i prodotti con il codice QR. Ormai è tutto col QR. Le brochure non ce le ha più nessuno. Perfetto. Vado a scannerizzare il codice, così vi dico anche il valore dei prodotti. Allora, mi sta cadendo il telefono. Scusate. Allora, dunque, abbiamo detto che il valore, il prezzo della box è di 65 euro. Arriviamo anche a 55, che promette un valore di 235. Ma andiamo a vedere cosa contiene. Noi la apriamo così mi cadrà tutto. Quante scommesse ci sono che mi cadrà tutto? No, non mi cadrà tutto. Allora, vado davanti e indietro? Ma sì, ecco qua. Allora, Beauty Works Pure Nourishing Argan Oil Mask. Allora, è un 250 ml, quindi è. Scusate, l'appoggio perché mi cadrà tutto sicuro. È un full size ed è una maschera per i capelli. Vediamo se ha un profumo. È un profumo molto ricco, ricco, avvolgente, quasi di prodotto professionale. Ci piace questa cosa. Il valore è di 13 euro di questo prodotto, che comunque è un full size. Poi andiamo avanti e andiamo con Pesco. Pesco a caso, pesco questo. Questo è Sia Te Velvet Lip Liner, una matita per le labbra, full size, il long lasting formula con pigmento intenso e il colore coco, potrebbe essere coco. Andiamo ad aprirla. Intanto vi dico che ha un valore di 20 euro. Oh, ma è bella! Ah, ok, andiamo a vedere. Mi piace. Mi piace perché è un colore molto naturale e quindi può andare bene per il contorno, ma anche per tutte le labbra e poi dopo magari metterci un gloss al centro. Mi piace. È un prodotto a mio avviso interessante. Un momento perché sento abbaiare. Ok, falso allarme. Allora, dunque, andiamo avanti ed continuo a pescare. Questo, conosco Rodial Soft Focus Glow Drops. Dovrebbe essere illuminante. Ah no, è diverso. Illuminating Ultimate Glow Primer, una base viso illuminante con niacinamide. Ok, voglio vedere se c'è almeno l'inglese, perché così riesco a. Ok, Soft Focus Glow Drop.
dono un incarnato luminoso con un sottile effetto madreperla. È un primer. Allora, il formato è un 31 ml, quindi un full size e 55 euro. Ok, 55 euro, facciamo anche il prezzo della box ed è questo. E a questo punto io sono curiosa di vederlo. Allora, non sono una grande amante dei primer illuminanti vista la mia pelle mista tendente al grasso, ma vediamo. Dice una o due gocce. Proviamo con una. Aspettate perché si sta alzando il tappino. Ecco. Una è più che sufficiente. Questo vi dura una vita. Allora, chiudiamolo un secondo. Il profumo è molto buono, dà questo effetto luminoso, luminoso. È interessante. Magari più d'estate che un effetto luminoso, andiamo a applicare sopra, non ci mettiamo il fondotinta, perché se mettiamo un fondotinta opaco, opacizzante, poi la cipria su un primer illuminante non ha molto senso. Però è un prodotto che sinceramente sono curiosa di provare anche per vedere se può andare bene per il mio tipo di pelle, perché qua dice per tutti i tipi di pelle e poi con niacinamide, quindi curiosa, curiosa di provarlo sinceramente. Poi andiamo avanti, vedo questa qua che è lunga e voglio capire cos'è. Perdo pezzi. Ah, Morphe, hey got these, 4 pennelli full size, andiamo ad aprirli. Intanto vi dico che i pennelli hanno un valore di 10 euro e sono questi. Aprendo la confezione ne ho persi due, ma andiamo a recuperarli subito. Ok. E ok, la confezione è fatta così, ma noi andiamo a vederli che ci interessa di più. E abbiamo, hanno un numero? No, abbiamo questo che è interessante, quello angolato che io apprezzo sempre molto, uno morbido per sfumare e uno con setole più, con più setole e più lunghe. Questo mi trovo bene per gli illuminanti io. Ok, questi pennelli li metto alla prova perché non li conoscevo e sono sinceramente curiosa di provarli. Li fisso solo un attimo perché poi non richiudo tutta la confezione. Ecco, andiamo avanti. Andiamo a pescare nella scatola quanti ci sono. Ne restano tre perché il gel di silicea non ci interessa. Quindi andiamo con questo. Che cos'è questo? Eve Lom Kiss Mix. Creme per le balsamo labbra, una crema per le labbra di Eve Lom. Questo è un cercando la quantità, era davanti. 7 ml, andiamo ad aprirlo e vediamo com'è. Cerchiamo il valore intanto di Eve, 23 euro. Allora, mi sta piacendo il fatto che siano tutti full size. Mi piacerebbe anche molto di più che io riuscissi ad aprire almeno qualcuno. Ah, ma era proprio chiuso, chiuso, chiuso questo. Ok, allora è fatto così. Duro, anche un po' appiccicatoso. Ok, sono curiosa di provarlo. Sapete che in questo periodo in inverno io i balsami labbra o le crema per le labbra sono sempre alla ricerca. Questa è una crema per le labbra ed è idratante.
Ok. Andiamo avanti perché sono curiosa di provarlo. Allora, solo guardando la confezione così, Elemis. È buono, è valido, assolutamente sì, anche se non so cos'è, ma adesso lo guardiamo. E mi piacciono i prodotti di Elemis, trovo che siano validi, ma trovo che siano troppo costosi per la qualità che hanno, perché hanno la qualità di tanti prodotti, di altri prodotti, che comunque mantengono le promesse senza però essere così costosi. Ecco, bellissimo il pack. Comunque, questo è il Pro Collagen Morning Matrix. Crema giorno performante, 30 ml, quindi è un full size. Andrei a vedere il prezzo: 98 euro. Ecco, bellissimo, bellissimo tutto, però trovo che sia un prezzo troppo, troppo alto per la qualità del prodotto. Cioè, è che sicuramente funziona, è performante, è valido. Crema è molto valida, ma troppo cara, cioè non stiamo parlando di La Mer. È profumata, è molto profumata, molto molto profumata. Ha un profumo delicato, però è molto profumata, questo ve lo devo dire. No, non dice cosa. Allora, comunque questa la proviamo, aspettate che appoggio che... Andiamo a pulire del tutto, assorbe anche velocemente. E io andrei con l'ultimo prodotto che ho lasciato per ultimo perché ho detto, ah, ho visto, sarà una cavolata o no, ma lo scopriremo assieme perché è di Morphe, quindi oltre ai pennelli anche la palette. Questa è la 9T Neutral Territory Artisti Palette. È una palette di ombretti che noi andiamo ad aprire perché è la 9T, 9 tinte naturali. Ok. Allora, il valore è di 15 euro. Io devo dire che già da qua vedo che è super imballata e la cosa ci piace molto. Ok, da qua allo specchio e di qua alla palette. Molto carina, molto carina. Non faccio lo swatch adesso perché ho visto che apprezzate gli swatch nelle clip, nelle stories. Quindi facciamo un reel con lo swatch, però vista così è molto neutra. È molto neutra, calda ovviamente. Sì, ci può piacere. Andiamo a fare lo swatch nelle stories. Allora. Facciamo un recap di tutta questa box che abbiamo detto che ha un prezzo di 65 euro, 55 ed è scontata, 55 con lo sconto di 10 euro è facile da ottenere. Allora, abbiamo la palette di Morphe assieme ad i pennelli. Aspettate. Che comunque, ah, ecco, una cosa che ho apprezzato, tutto full size, quindi sono tutti prodotti full size con i pennelli. Crema di Elemis, il balsamo labbra di Yves Lom. Poi cosa abbiamo? Perché qui mi sta cadendo tutto. E le gocce Soft Focus Glow Drops di Rodial. Il maschera per i capelli di Beauty Works e per ultimo la matita per le labbra di Siate, che poverina ho distrutto, ma l'abbiamo ricomposta. Con questa box che è deliziosa perché si chiude, fatta proprio a busta magnetica. Molto molto carina anche la box, pensata bene per San Valentino. Allora, a questo punto facciamo un recapino. Abbiamo detto che diceva di avere un valore di 235 euro e secondo me siamo molto lì. Se non 235, 230. Non so. Mi sa che ci siamo lì. A questo punto fatemi sapere quale prodotto vi incuriosisce di più. Se avete preso la box, se vi interessa, se vi incuriosisce, se vi piacciono queste box in edizione limitata. Io come sempre spero di essere stata utile. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!